Oggi, con l'aiuto del software GeoGebra, vedremo perché l'area del trapezio si calcola base maggiore più base minore per altezza diviso 2. Una prima dimostrazione può essere fatta mediante la visualizzazione del trapezio come figura geometrica equivalente a un triangolo che ha per altezza la stessa altezza del trapezio e per base la somma delle basi del trapezio. Per farlo, consideriamo un generico trapezio ABCD. E attraverso lo strumento punto medio disegniamo il punto medio del lato BC. Lo rinominiamo M e lo mettiamo anche in evidenza. Attraverso lo strumento poligono costruiamo il triangolo MCD e il poligono ABMD. La somma delle aree dei due poligoni è equivalente all'area del trapezio ABCD. Teniamo quindi in considerazione i nostri due poligoni e li coloriamo con i colori che riteniamo più opportuni. Per esempio, io in questo momento sto riassegnando i colori dati inizialmente al trapezio di partenza. Lasciando poi tratteggiato il lato interno al trapezio di M. Eventualmente nascondiamo le etichette degli oggetti che non ci servono al momento. Perfetto. Ora creiamo uno slider alfa, che sarà un angolo che potrà ruotare tra 0 e 180 gradi, e attraverso lo strumento rotazione ruotiamo il triangolo MCD nel punto M dell'angolo alfa in senso orario. Ecco qua. Volendo, possiamo modificare le caratteristiche del triangolo di partenza, per esempio l'opacità e lo spessore, in modo da mantenere l'attenzione sul triangolo che ruota. Attivando inoltre l'animazione sullo slider è possibile vedere automaticamente la rotazione del triangolo MCD. Osserviamo inoltre che una peculiarità di GeoGebra è quella di permettere di visualizzare, oltre alla costruzione appena illustrata, che il trapezio di partenza non è unico, ma possiamo ottenere lo stesso risultato per una classe infinita di trapezi. Allo stesso modo, una seconda dimostrazione può essere fatta mediante la visualizzazione del trapezio come figura geometrica equivalente alla metà di un parallelogramma che ha come altezza la stessa altezza del trapezio e come base la somma delle basi del trapezio.